Siamo con Chiara Adam, responsabile di Startup Bus Italia. Domani si parte, tragitto Napoli-Vienna, per il sogno di una nuova impresa, di una startup per tanti aspiranti startup. Sì, esatto, domani partirà lo Startup Bus, questo evento che vede 20 partecipanti su un bus, creare dei team, creare delle startup che dovranno ideare e sviluppare durante questo viaggio di 72 ore verso Vienna, dove incontreranno poi gli altri bus europei e si sfideranno in una competition di pitch all'ultimo sangue per poi ricevere appunto e vincere il primo premio dello Startup Bus Europa 2014. Lungo il tragitto faranno delle tappe importanti? Sì, assolutamente. Lo Startup Bus, l'idea è che durante il viaggio ci siano diverse tappe nelle quali si terranno delle conferenze, dei workshop che diano loro la possibilità di avere nuovi strumenti, dei feedback sulle loro idee per andare ancora più avanti. Infatti domani saremo all'Aquila, abbiamo organizzato l'evento con Confindustria e soprattutto con l'associazione L'Aquila che rinasce, poi saremo a Firenze presso Nana Bianca, Bologna Working Capital, a Milano lavoriamo con la startup Fluentify presso gli uffici di MakerCube, poi saremo a Treviso da HFAM e poi arriveremo a Vienna. Senti, la partenza da Napoli e l'arrivo domani all'Aquila ha una valenza simbolica, una scelta precisa? Sì, assolutamente. Allora, l'obiettivo classico di Startup Bus è quello di creare una comunità europea di talenti. Noi in Italia abbiamo voluto dare un po' una marcia in più. La nostra volontà era di dare spazio a tutta l'Italia dedita all'innovazione, in qua soprattutto c'è la volontà di essere partiti da Napoli e soprattutto dare spazio a tutti coloro che lavorano per ricostruire il paese. E qua è fondamentale L'Aquila. Infatti noi incontreremo delle start-up del territorio che sono state create post-sisma e che lavorano per ricostruire la città. E quindi questo servirà soprattutto per ispirazione ai nostri partecipanti che spero lavoreranno in questa direzione soprattutto. Siamo con Enrico Pandian di Supermercato 24. Dicevi, non è un'idea nuova, ma è un'idea però con grandi potenzialità. Sì, non è un'idea nuova, è un concetto che ho fatto anche ben vedere nelle slide di presentazione, perché il mondo dell'economia non è fatto molte volte di idee nuove, sono idee triturate da cose vecchie e poi su quelle si applica l'innovazione. È un concetto nel quale io tengo molto in considerazione quando faccio aziende. Non dico mai ho avuto questa idea, perché so benissimo che ormai anche con la rete si scopre che qualcuno l'ha avuta prima di te, quindi ho ben evidenziato insomma che è un'idea copiata. E in che cosa consiste esattamente l'idea? L'idea è molto semplice, è il fatto di poter permettere a qualsiasi supermercato di vendere online, quindi noi in realtà già mettiamo tutti i supermercati online, le persone fanno la spesa online su quel supermercato e poi l'ordine va a dei fattorini che possono essere dei padroncini, degli universitari, dei disoccupati, qualsiasi tipo di persona che vuole fare questo lavoro, va a fare la spesa per quella persona e gliela porta a casa, ovviamente guadagnando qualcosa. Quant'è il guadagno per un fattorino? Quali sono gli aspetti economici? Ma allora, mediamente guadagna 8,3 euro ogni ora, questo è diciamo il valore medio. Che ecco, magari per un disoccupato, per un universitario può essere interessante. E la tua idea si interfaccia economicamente anche con i supermercati veri e propri? Sì, sì, si interfaccia ovviamente anche con i supermercati dai quali noi traiamo realmente il nostro profitto, nel senso che ci retrocedono mensilmente una revenue su quello che poi noi andiamo a generare come fatturato da loro. Ecco, una curiosità personale, la GDO è fatta di aziende potenti, di aziende che hanno i mezzi, che hanno il marketing, come mai non si sono mai posti il problema di poter servire i loro clienti a domicilio in maniera strutturata e anche però veloce? Allora, è una domanda, ti dico la verità, che mi sono fatto anch'io quando ho iniziato a studiare questo progetto. Poi adesso che nella GDO praticamente ci vado ogni settimana per fare incontri, inizio a capire che è un mercato nel quale regna ancora il padrone che ha fondato l'azienda, i figli sono tenuti poco in considerazione e quindi non fanno tantissima innovazione. Però si stanno svegliando, perché inizio a vedere degli esempi o dei progetti che andranno online nei prossimi anni molto interessanti. Ovviamente l'Italia, io abito a Londra gran parte della settimana, quindi ordino al supermercato anche se è sotto il mio palazzo, per farti un esempio. Ok, in Italia ci stiamo arrivando e secondo me questo mercato qui avrà un'esplosione nei prossimi 2-3 anni. Benissimo, in bocca al lupo. Grazie mille. Siamo con Antonio Savarese, uno dei fondatori di NAS Startup. Perché parlare di startup a Napoli e quanto è difficile?
Allora, perché? Perché non ci sono altre strade a Napoli per chi vuole fare sviluppo, no? In momento di crisi sognare il posto fisso ormai è una chimera. Quindi la start-up dà la possibilità ai giovani di talento e ai ragazzi che hanno studiato di mettersi in proprio, almeno provare, cioè questo sfruttando le proprie idee e i canali di finanziamento pubblici e privati che in questo momento sono disponibili in Italia e anche all'estero. Quanto è difficile? In realtà qua la risposta è di tipo diverso, cioè per noi è stato facile. Più facile di quanto immaginassimo, cioè noi quando siamo partiti pensavamo a un gruppo ristretto di amici, no? Che si vedeva e condivideva le passioni per la tecnologia e l'innovazione. In realtà il fenomeno ci è un po' esploso tra le mani, insomma, oggi siamo alla 7ª edizione e ogni volta ci sono più di centinaia di persone che partecipano. E la cosa bella è che non sono solo i ragazzi, gli smanettoni, gli start-upper, ma ci sono anche gli imprenditori, i professori universitari, quindi i commercialisti, cioè gli altri mondi dell'economia tradizionale che si avvicinano a quella, alla nuova economia. Infatti tu dici questo, c'era il rappresentante di Confindustria che diceva che le start-up sono una risorsa anche per l'industria tradizionale, per l'impresa tradizionale. Sì, perché spesso che cosa succede in Italia? Che non ci sono i soldi per fare ricerca e sviluppo come si dovrebbe e quindi anche per loro hanno capito che magari è più semplice investire una piccola quota per comprare una startup innovativa e quindi immettere poi innovazione nelle proprie aziende. Senti, ma quante startup finora hai visto nel tuo percorso? Ma fino ad ora, guarda, considera che ogni edizione ci sono tra le 4 e le 5 startup, ne abbiamo fatte 7, quindi siamo già a più di 40 startup che hanno presentato, ma ce ne sono tante altre che hanno inviato la loro idea, quindi alcune sono più immature perché sono dei ragazzi che hanno solo un'idea, altre invece sono più strutturate, hanno già un team e in alcuni casi hanno già una società costituita. Quindi possiamo dire per concludere che comunque i giovani napoletani hanno molto più idee, molto più talento di quello che si crede e non è vero che i ragazzi aspettano solo un'occasione che arriva dall'alto. Assolutamente, in questi mesi noi abbiamo visto proprio l'energia dei ragazzi napoletani e non solo, perché poi la cosa bella è che arrivano pure da fuori. Oggi c'è un ragazzo che è venuto di Verona che veniva da Londra per presentare la propria idea. Quindi c'è molta energia, c'è molta voglia di fare. È difficile, ma oggi ci sono gli strumenti e queste iniziative, così come la presenza degli incubatori di Città della Scienza, favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta e il fermentare delle idee.